viaggio propedeutico all'uso del cane. Uno dice guido il camper, mamma mia, chissà che difficoltà, sarà grande, poi questo non ha neanche il servosterzo, bello rigido il camperò, però bello robusto. Pensavo fosse molto più largo, ma non è tanto più largo di una macchina, solo un po' più lungo, basta fare le curve giuste, prenderle con la giusta angolazione. Mi inquietava un po' il cambio al volante, invece è facile, si riesce a cambiare come il cambio normale delle auto senza problemi. È un camper del 90, non ha nessuno dei sensori che hanno le macchine normali, quindi se ti dimentichi i fari accesi non te lo dice, bisogna ricordarselo. Anche allora, la scaletta. Anche la scaletta fuori, tutte le cose. Non ci sono i sensori che te lo dicono, devi usare il cervello, che è una cosa sana. Per ricordarti, avrò spento le luci, avrò fatto qua, avrò fatto là. Quindi il cervello lo usiamo. E non... Quindi spegniamo i sensori e accendiamo il cervello. Oggi non siamo nel nostro viaggio verso l'Irlanda, ma stiamo andando a Torino a trovare la nonna e a salutarla. E a salutarla prima di partire. Quindi stiamo facendo questo viaggetto. Vi presentiamo il nostro camper e i nostri bambini. Leonardo! Eccolo qua! Susanna, ecco qua, e questo è il nostro camper. Vedere cosa fai? Sto facendo il video e adesso facciamo il video anche del letto di Susanna e Leonardo già sotto. Ma non lo vendiamo il camper, l'abbiamo appena comprato. Però ci tocca andare a piedi in Irlanda. Se no, esatto. E anche i cagnolini non saprebbero come arrivare senza camper. Benissimo, alla prossima! Ciao a tutti!